Ciao. Ciao amici, ben ritrovati con l'appuntamento settimanale a E mi stanno chiamando. Oh paca, come va, sono rossita. E dicevo, benvenuti con l'appuntamento settimanale di Pokémon Smeraldo. Yeah. E quest'oggi siamo molto felici, vero? Io soprattutto proprio. Perché sto qui ha una linea del cavolo ultimamente. E quindi è parecchio felice. Sta sorridendo in questo momento, ma non lo potete vedere. E cominciamo con il video. La scorsa puntata abbiamo battuto Valtiero. E adesso lo sanno. Per il riassunto, stai zitto. Adesso cominciamo anche con le domande, così siamo tutti più felici. Allora, Marco Tosoni ci chiede: preferite l'ignoranza di Avon o la fattanza di Malna? Avon, anche se Malna compete bene con Avon. Avon, mi spiace. Poi, okay. Ratto Maledetto chiede: parte Cosa? Migliore di JoJo? Quarta. Dragon Hunter 25 chiede: sono nuovo iscritto, non ho nessuna domanda, sto solo usufruendo di questo hashtag in modo inappropriato. Bravo. Grazie. Adesso ti mandiamo pari sotto casa. Freedom 33 scrive: che ne pensate del GDR su Mario e Luigi? Se sì, cosa? Vabbè, se sì, qual è il vostro... Non lo so, se sì, cosa? Vabbè, in caso, qual è il vostro capitolo preferito? Io ho giocato a... Fratelli nel Tempo. No, io ho giocato a quell'altro, quello di... Ho giocato a Fratelli nel Tempo e... Viaggio all'interno di Bowser, sì, anch'io quello sì, lì. Sì, quello lì. Però non mi dispiacciono. Sì, però non sono grandissimo fan di Mario, quindi... Sì, l'ho giocato anche abbastanza... L'ho quasi finito, perché a un certo punto mi sono proprio rotto le balle, però... Non era brutto. Quello è impossibile. Nintendo quando fa le cose le fa bene, c'è da dire questo. A parte Wii U. GoldFox98 ci scrive: quanto è mlml il petto di Kira Queen da 1-18? Da 7! Emilio il Figo ci chiede: ma quando farete la quinta gen, censurerete i vari Dwebbol, visto che è il Pokémon Paguro del marchio registrato? Io dico solo che voglio la quarta e basta. Vabbè, la quinta la faremo comunque. Vabbè, sì. Però ci metteremo la faccia di Ciuccio Gomer al posto del Paguro, visto che così non rompe. Anzi no, cos'è anche peggio, idiota. Ci metteremo una faccia di Avon, non lo so, ma qualcosa sì, da censurare. Vai di Avon. Perfetto. Caterina Ciulla: quale arma usavate su Splatoon? Cosa ne pensate del seguito per Switch? Allora, queste sono le domande che un po' mi fanno arrabbiare. Vabbè, per l'arma in realtà abbiamo usato tutto, quindi cosa ne pensiamo? Noi ogni video mettiamo ogni 5 secondi il link al secondo canale dove abbiamo provato Switch e dove abbiamo parlato dei giochi. Se ci chiedete queste domande, vi rispondiamo lì. Quindi seguite lì. Voi chiaramente chiedeteci queste cose nelle domande, se cosa ne pensiamo di un gioco, piuttosto che di qualcos'altro, e vediamo anche di rispondervi. Però porca miseria. Splatoon avevamo già provato alla presentazione dello Switch e avevamo già dato il nostro parere, ci è piaciuto. Le armi, sinceramente, la mia preferita è il Rodorola. E niente, passate comunque al secondo canale, perché è lì poi che vi rispondiamo a queste domande. Andrea Anicas chiede: cosa ne pensate di Sword Art Online? Basta. Io ve lo dico così, basta. No, beh, non ce l'ha. No, beh, ascolta, nella serie non ce l'ha mai chiesto. Qualcuno ce l'ha chiesto, però adesso basta. Vabbè, comunque, parte bene, poi cade nello schifo e nel fanservice. New Super Jeju chiede: qual è la vostra waifu di Yu-Gi-Oh? Nessuno. Fanno tutte schifo. Sì. Puoi anche usare carte volendo, Cyber Dragon. Ok, dai Gastos Freeze, che sono anche le nostre carte preferite, però vabbè. E la mia almeno è una femmina. Stai zitto. Ed è una persona. Una persona fare. FenQG chiede: secondo voi Gold Experience e Gold Experience Requiem è uno stand con troppe abilità? Secondo me sì.
Cioè, in realtà ne ha una sola, che sarebbe quella di generale forme di vita. E poi il Requiem ha l'abilità sbloccata. E il Requiem ha l'abilità di portare tutto allo stato zero. Che poi non ho ancora capito come funzioni King Crimson. Perché King Crimson funziona e basta. Non si è ancora capito cosa faccia esattamente. Ma, cioè, dovrebbe cancellare la causa che ha scatenato qualcosa. Però è come se stoppasse il tempo e la facesse durante il tempo fermo. Quindi è come se fosse The World. Però non è The World perché non ferma il tempo, ma funziona, appunto. Ok. Gabriel 94 Ita chiede: preferite giocare a Call of Duty per l'eternità o alle Acronbrut? Sì. Come lui. The Marox scrive: per l'emulatore usate qualche filtro in particolare? Adesso non me lo ricordo, però in realtà è solamente Nearest proprio all'originale, perché il filtro HD. Il filtro HD non lo usate perché fa veramente schifo, esatto. Fa veramente schifo. E ora piuttosto mi vedo i quadrati dei pixel, ma quell'altro no. Darky 701 chiede: Ariyama, quanto fa schifo da 1 a 100? Non fa schifo. Ariyama a me piace, sinceramente, lo uso anche nel VGC 17. Il Tricheco Laggante ci chiede: avete mai pensato di fare un video con il creatore di Sole e Luna GBA in cui lo uccidete e ammazzate di dizionario del Family Market? Non siamo ignoranti come... cos'è che era Blasur? Non mi ricordo, di cantieri, insomma. Blasur 67. Ecco, visto, allora ricordavo. Esatto, comunque passate al suo canale, guardate Cantieri perché è la best internet series di sempre. Dopo delle... Pietro T chiede: la prima hack che avete creato? Questa è una domanda carina. E si chiamava Pokémon Dark Inve... No, da... cosa che... Dark Half. Però non so nemmeno dove andarla a recuperare più. Sicuro non ce l'ho più sui computer, non ce l'ho più. Io avevo ai tempi Pokémon Heroes of Light and Shadow, che tipo quanti ricordi, cos'era, il 2010 2009, non ricordo, non ce l'ho più nemmeno io, anche perché ho cambiato PC da quell'anno. Però vabbè, dai, Paco, raccontami quanto è stato bello usare Vista. Allora, Windows è prodotto principalmente da scimmie che testano i loro sistemi operativi. Adesso non esagerare. Non su... No, 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 aspetta, fammi arrivare al punto. Allora, testano i loro sistemi operativi non su PC di taglia medio-bassa, ma su PC iperpotenti. Poi, quando mettono un preassemblato con Vista sopra, che magari ha statistiche mediocri, logicamente Vista lagga, perché richiede parametri troppo alti. Io ho avuto questa... Quindi Vista laggia. Del tipo che... Ciao. Sì, ma laggava aprendo Esplora Risorse. Laggia. Sta zitto. Poi Garchomp Jijinka, anche chiamato Garbodor Jijinka, dice: avete mai giocato a To The Moon? No. No, non so cosa sia, sinceramente. Cioè, penso sia un RPG. È un'avventura grafica. Ah, ok, niente, l'ho scritto. Continuerete a chiamarmi Garbodor Jijinka finché non smetterò di commentare? Non che la cosa mi dispiaccia. Beh, se non ti dispiace, volentieri. Visto che ce lo dici così, guarda, siamo anche incentivati a farlo. Esatto. Ok, Simone Olla chiede: il personaggio che più odiate in terza generazione? Terza? Lino. Lino, rivale di merda, ha una musica... in Horas, ma rimane forse il peggior rivale di sempre. Non ha carisma, ha Pokémon di merda. E a parte forse Gardevoir, però vabbè, c'è ancora qualcosa, sono sicuro. E infatti il nostro amico Niki Nige ci dice: cosa sta facendo Stephen King nel 1900 prima di essere investito da un minivan? Stava parlando con Stephen Hawking. Perfetto. Christian Corsi ci chiede: protagonista di JoJo preferito? Ancora Emporio. Ma pensavo Empoleon proprio, ok. Ma stai zitto, sono finite le domande. Yeah, quindi la puntata è finita. Beh sì.
Ok, ci vediamo alla prossima, amici. Aspetta che faccio fuori il montanaro. Il montanaro. Ah, è per questo si chiamano montanari. Ora qui era l'avventuriero, sta attento. Tenere. Va bene, amici, ci vediamo. Ciao.